Salve, sono Senseless e questo è Final Game Over. Ci siamo quasi, ragazzi. Forse questa volta finiremo il gioco in quest'ultima parte. Diamoci da fare. Quando l'ascensore tornò giù, Mona non c'era più. C'era un sacco di sangue, ma nessun corpo. Qualcosa scattò per l'ultima volta. La mia mente non era mai stata così sgombra, come se nel cielo le nuvole temporalesche fossero scomparse e stelle fredde splendessero nella nera oscurità. Mona non c'è più, ah. Mi chiedo se sia ancora viva allora. Oh, lì c'è qualcosa. Ricordavo bene. C'è una trappola nell'ascensore. E questa trappola è in forma di mine. Oh cazzo, oh cazzo. Beretta, beretta. Ah, Mona deve essere sopravvissuta. Per forza. Ah, la mina. Sta correndo l'ascensore. Dai, 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 dai. Sì. Magnifico. Oh, pare che ci ho fatta. Col comando. Fra poco sono arrivato a destinazione, allora. Chissà quanta gente incontrerò con la voglia di farmi secco, come sempre. Sì, non ci sono più mine. Dindu. Dindo, dindo, dindo. Siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati. Ho sentito in tutti i film d'azione piuttosto. È come se la scena procedesse al rallentatore. È come se la scena procedesse al rallentatore. Ehi, fermo! Oh no, è andato lui al rallentatore. Ah, cacchio. Pensavo che sarebbero crepati con 3-4 colpi, ma evidentemente non sono bastati. Wow, proprio all'ultimo piano, ah. Ho incastrato. Succede in tutti i film d'azione piuttosto. Ho una stringa di scarpa che si è incastrata sotto il piede della sedia, ma chi se ne frega. Basta che questi tizi muoiano. È morto? Perché certo che morirò io se non ci faccio attenzione, eh? È morto, sì. Ma ci sta un'altra gente che vuole rompere i coglioni. Ah! Oh! E un altro mangia la polvere! I don't want to bite the dust! Bene. Andiamo di qua. Sì. Di qua. Oh! Oh, non è ancora morto sto tizio, eh. Quanto cazzo ci metti a morire? Era l'unico a quanto sembra. Non c'è niente qui. Dai, no. No. Acquetta. Acquetta, sciacquetta. L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer centrale. Da lì potevo disabilitare il sistema di sicurezza. Oh, e a quanto pare voglio disabilitare anche me. Aiuto! Ah! Salve! Caspita. Si è aperto tutto quanto, ma volevano disabilità. Un attimo, Mo prima mi prendo queste. Ecco. Maledizione. Mi volevano fare la pelle proprio alla maniera più grandiosa. C'è qualcosa qua sopra, di nascosto magari? Pare di no. No. Satterella Max, satterella, sei un coniglietto Max. Max, non ti incastrare. Ok, ci siamo di nuovo. Pronti allo scontro? L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer centrale. Da lì potevo disabilitare il sistema. Dun 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 dun. Ricarichiamo. Ed è andata. Con un po' di sana attenzione li sistemiamo tutti con la col comando. Non mi avete disabilitato, gente. Peccato per voi. Ci sono altre trappole?
Non so. Certo, più su di così non possiamo andare. Dobbiamo scendere giù fino al computer centrale. Che cazzo sto facendo? Proviamo un po' il check camera. Ormai abbiamo munizioni in quantità. Oh merda. No, non l'avevo salvato. L'ascensore adesso aveva. Ah, che puttanata! Computer centrale, da lì potevo disabilitare i sistemi di sicurezza. Mi disabilito io! E come lo evito l'elicottero? Bella domanda. Beh, prima di tutto salviamo e poi scendiamo. Vediamo che succede, come lo evito l'elicottero io? Forse non lo so. Si ferma? Si ferma l'ascensore o... Non so, come lo posso evitare sto elicottero? Forse con lanciacadute, ma il punto è che c'è il vetro davanti a me. C'è il vetro? Come faccio? Ah, aiuto! Elicottero! No, lasciami in pace! Lasciami fare il Max Payne! Help! Help! Scendi! Scendi! L'elicottero senza insegna era il guardiano ideale di Horn. Freddo e infallibile. Mi stava cercando. Ma davvero? Stanno chiacchierando, ma è impossibile ascoltarli per bene sotto questo tutto sto rumore di computer, eccetera. Potete alzare la voce? Mi aiuto io ad alzarla, eh? Uccidetelo! Ah, mi ha ucciso! No! Lasciatemi in pace! No, devo aspettare che cambi un attimo. Oh, ci sono riuscito! Scendi! L'elicottero senza insegna era il guardiano ideale di Horn. Wow! Freddo e infallibile. A quest'ora sarei già molto più avanti nel gioco, ma sto proprio facendo schifo adesso. Dai! Facciamo attenzione, eh! Bam, 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 bam! Via. Ma porca puttanaccia la zoccola. Dannate Ingram. Sta arrivando qualcuno? Qualcuno l'ho sentito sparare, eccolo. È là sopra che mi aspetta, lo stronzo. Purtroppo non ho molte munizioni per la col comando, quindi sarà bene che faccia un po' di Max Payne. E sono fatto Payne. Ah, maledizione. Naturalmente non si fanno un cazzo. Non va bene. Maledizione, non va bene. Wow! Non è morto proprio per niente. Oh. Mannaggia. Oh! Che dici di scendere un secondo? A prendere il gelato con me? Eh? Dai. Ah, maledizione. Come cazzo devo fare per non farmi beccare da sto bastardo? Pure lui è abbastanza prudente, infatti si fa tutto il giro. Niente. Granate. Nope. Mo ci siamo. Ed è ancora vivo. Ma porca puttana. Oh, finalmente. Ora avanziamo, dai. Siamo parecchio indietro. Dove devo andare? Ah, dovrei sistemarmi con il computer centrale lì. Così posso far arrivare altra gente. Così stiamo distruggendo il computer centrale. Cioè proprio col tubo di piombo, vai. Sì. A posto. Tutti i sistemi di sicurezza erano stati disattivati. Ah!
cazzata questa. Neccia la miseria, ma ero là sopra, come mi ha potuto colpire la granata? Ma porco zio! I sistemi di sicurezza erano stati disattivati, risolti tutti i problemi. L'ascensore mi avrebbe portato qui. Aia! No, dai, ce la devo fare. Tutti i sistemi di sicurezza erano stati disattivati, risolti tutti i problemi. L'ascensore mi avrebbe portato dritto. Azione! Prefa! Oh. Ce n'è un altro lì. Questo mi fa secco, infatti. Wow. Tutti i sistemi di sicurezza erano stati disattivati, risolti tutti i problemi. L'ascensore mi avrebbe portato dritto fino in cima. È troppo lontano per l'Ingram, sto stronzo. Ah, non è abbastanza adesso. Vabbè, beccate una seconda granata. Tutti i sistemi di sicurezza erano stati disattivati, risolti tutti i problemi. L'ascensore mi avrebbe portato dritto fino in cima. Beccate sta linea dritta di col comando, stronzo. Dritto ora. Verso la cima. Ho portato la montagna a me. Sono Maometto Max, Maometto Pain. E voi dovete ubbidirmi. Porca puttana. L'elicottero. Sento l'elicottero che si avvicina. Vista da questa altezza, la notte sembrava slanciarsi verso l'eternità. Un pizzico di disperazione si era aggiunto alla tempesta, come se sapesse che la fine non era lontana. Vista da qui la notte, mi sembra un tizio morto ubriaco a terra, ok? Chi è che mi fa perdere tutta la sudo che ho guadagnato finora? Dai, voglio vederlo. Eccolo! Eccolo lo stronzo. Vieni qui, stronzo. E naturalmente non si fa avanti, ma porca troia. Quando mi vado a buttare, no, si ferma dietro il pilastro aspettando che finisce il mio pallet. Sì, Max, ho capito, porca puttana. Una notte. E c'è sto stronzo qui che mi sta rompendo i coglioni. Fammi entrare in scontro con questi stronzi, Max. Forza. Ho capito, la notte era qualcosa di incredibile, però io vorrei finire questo gioco. Yeah! Porca troia. Oh, ma due colpi, ma fanno secco subito. Ok, questa è colpa mia. E ancora... Dai! Come può essere sopravvissuto? Non è lui. Ok, meno male. E quanto cazzo era ingiusto poi. Oh. Porco zio, ah. Non c'è nient'altro, munizioni, antidolorifici, niente. Ok. Dove va? Dove, 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 dove? Ah, di là, ok. Non sembrava che c'era una porta lì, non me ne ero proprio accorto. Meno male che me la so cavata. Il computer personale di Horn era acceso. Oh, davvero? Vediamo che pornazzi visita. Vicino alla stampante c'era una risma di carta di ottima fattura. Se avessi guardato nel computer di Horn, probabilmente avrei trovato piani criminali sconosciuti, strategie per il dominio globale, rapporti di satelliti spia, registrazioni video illegali, pornografia via internet. La scelta era ampia, ma ormai non mi importava più. Ciò che avevo visto mi bastava e avanzava. Smonta gli HD, dai. Vai a scrivere su Twitter. Vai a scrivere cose imbarazzanti su Twitter, che ne so. In tasso intimo femminile. Vabbè. Di qua. Mi sa che sto tipo non mi vede proprio, eh. No, mi ha visto pure troppo.
Un elicottero, porca puttana, l'elicottero non mi ha visto, benissimo. Ho fatto una grossa cazzata a voler fare il risparmione con le munizioni. Ho voluto colpirlo con la mazza da baseball, se ne è accorto subito che c'ero io. Maledizione. Non so nemmeno che arma prendere in mano. Ah, da qua devo andare, ok. Ci siamo ormai. Ci siamo ormai. Ci siamo. Non dirmi di no, gioco. La Valchiria doveva essere una vergine alata pronta a portarti nel paradiso dei guerrieri, ma si era rivelata una corsa di sola andata per l'inferno. Il diavolo lavorava nel campo della droga. Lo sapevo per certo, lo avevo incontrato e adesso ero pronto a ucciderlo. La regina degli inferi aveva cercato di avvicinarsi al cielo grazie ai soldi della droga. Nessuna richiesta, nessun tentativo di corruzione, lo sapeva bene. L'onore dei sicari, coloro pronti a morire. Entrambi sapevamo come sarebbe finita, con dolore e sofferenza. Tutto questo perché sua moglie aveva ficcato il naso in cose che non la riguardavano. I poliziotti erano venuti a prendermi. Potevo sentire le sirene, il loro urlo era crescendo. È ridicolo che lei sia riuscita ad arrivare fin qui. Non sarà più vivo quando arriverà. Fermate. Ci hanno provato un casino di volte, ma non è bastato. Granata. Questa sarà difficile. Porca puttana. Non so come, ma finora sono sopravvissuto. Ah, ci stavo quasi. Dai. Dai, maledizione. Ah. Vai, Ingram! Sì, fanculo. Peccato! Sì! Saltone! Yay! Ce ne sono ancora in arrivo. È tutto inutile. Una perdita di tempo. La morte di sua moglie e di sua figlia era necessaria, inevitabile. Ma è tardi. Un po' più. Oh cazzo. Devi smontare l'edificio se vuoi prendermi. Non ci riuscirei. Oh, può anche darsi che ce la faccia. Ma io rimarrò qui dietro. Dove cazzo vado qua? Dovrà rendersi prima o poi, no? Non sembra deciso. Forse dovrei farlo dirigere la sparare da qualche parte. Ma dove? E mica si ferma quello, magari qua. È difficile cercare di evitarlo. Oh. Ah. Beh, forse è arrivato il momento che inizi a spararlo, sto stronzo. Mi sa che non sto concludendo niente. O forse sì. Oh, ci sono riuscito. Meno male. Sta combattendo una battaglia persa. Non sopravviverà. Resta
No! Non l'accetto il destino, ah, l'ho accettato. Benissimo. Max Payne! Sta combattendo una battaglia persa. Non sopravviverà allo scontro. Presto morirà. Smetta di combattere. Wow! Accetta il suo destino. Quel tipo ha camminato sopra una granata. Tranquillamente proprio, guarda, è una cosa tremenda. Dove vado? Qua? No! Cacchio! Entro dentro, stronzo. Oh, che bella libreria. Oh, che bella caduta. Ma probabilmente dovrei andare per di qua o no? Non so, proviamoci. Facciamo la stronzata, via. No, non posso arrivarci proprio. Chissà se non c'è qualche segreto per di qua. Ma non penso che di poterci arrivare. Mai. Di qua magari devo andare. Sì. Devo proprio andare per di qua. Ah merda. E via. L'ho scacciato di nuovo il dragone. E il dragone sull'elicotterone. Interessante. Tutti i pezzi di Max Payne. Affronti la verità. Sta combattendo contro forze schiaccianti. È come se avessi già perso. Solo la morte potrà allontanare il dolore. Accettalo. Siamo lì. Non serve a niente che continui a dirmi ste cose. Oh, sei proprio la cattiva ideale da film, eh. Continui a dire la resistenza è inutile. Queste sculture sono veri pezzi di pietra senza alcuna speranza, eh? Comunque l'abbiamo bloccato nel salone nord. No. Mi fico dritto qui. Dov'è? Perché continua a sparare? Ah, eccolo. Maledizione. Ah. Oh, o ne ammazzo uno o l'altro ammazza me, ah. Abbiate pazienza. Dovrò rifare un sacco di volte sta parte. E ci potevo scommettere che era ancora vivo, eh. Mannaggia. Ma ci potevo proprio scommettere. A che servono le granate? Sono petardini per questi tizi. Vieni qui. Ah, e questo da dove è arrivato? Mannaggia, mi ha fatto saltare la sedia. Palle. C'ho solo un pizzichetto alla schiena. Non è nulla una granata. Oh! Ah! Oddio. Ma che palle. Ah. Ma non mi passo.
Non lo fanno nemmeno passare, ma porco Dio! Che palle! Mi fanno salire appena appena proprio. Come cazzo ho fatto ad ammazzarli stavolta? È un mistero. Maledizione. Tin. Morite. Ora, aspetta, adesso... eccolo là, lo stronzo. Da dove è arrivato? Da quella porta. Ma guarda un po' che puttanata pazzesca. Dovevo aspettarmelo. Dovevo aspettarmelo che appena aperta la porta mi avrebbero cercato di sforare come un... come un bersaglio. No, naturalmente non serve a niente, ok. Meno male, ha funzionato. Quello che non ha funzionato è che questo tizio è ancora vivo. E naturalmente un colpo basta per farmi secco. Perché Max non ha preso a varcare la porta non lo so, è un mistero. Mi sta venendo il mal di gola per questi lamenti di merda, va. Oddio. Calmo, calmo. Oh, ma che Cristo santo! Non posso muovermi che ce ne sono altri 10 dietro l'angolo. Naturalmente contro la ringhiera. Oh! No, no, un attimo, datemi il tempo di prendere il fiato. Mannaggia. So che stanno qui dietro. Naturalmente non appena apro la porta mi fanno diventare un Emmental. L'ho davvero colpito con la granata in faccia prima di morire. Ah, questo è stato meraviglioso. Quindi non ne abbiamo nessuno, non abbiamo niente di utile per me. Ah, col comando. Andiamo per di qua, troveremo altri scagnozzi. Cosa vuol dire che è inarrestabile? Siete superiori in tutti i sensi. Siete meglio addestrati, meglio equipaggiati e inoltre siete 20 contro 1. Fate il vostro lavoro. Max Payne ha il potere del quick save. Non serve a niente. Posso tornare indietro quante volte volete. Ce n'è un altro, ce n'è un altro. Eccolo là. Non faccio in tempo ad alzarmi. Già stavo sulla cosa che stavo per crepare. Che abbiamo qui? Max, cosa stai guardando? Ah, questo. Oh, utile. Ah, vattene, vattene a fanculo lui da puttana. Mi ha fatto fuori lei con le sue mani. Oh. Non potevano fare il lavoro dei suoi scagnozzi, l'ha potuto fare lei. Ok, questo è proprio il segno che siamo arrivati alla fine. Mi sembra che dopo di questa parte proprio siamo alla fine fine, perché c'è sta tizia che per ispirazione ci spara qui.
Oh. Uh, anima proprio questa. Ce va sul sicuro, eh. Maledizione. Questa sarà difficile. Ce l'ho fatta! Sono vivo! Prendila, Max! Gli ha ficcato un proiettile in culo, gli sta benissimo! Cerco di atterrare, sarà una passeggiata. Questo è attualmente un metodo creativo per farla fuori. Vediamo se ricordo bene, bisogna prendere il fucile da cecchino. I cavi erano troppo stretti per i proiettili. Dovevo trovare il loro punto debole se volevo spezzarli. Ecco, esatto. Bisogna colpire i sostegni. È a bordo, dobbiamo decollare non appena il vento cala un attimo. Non mi piace quella... Oh, maledizione. Ci siamo, dai. Dai, ci siamo. Possiamo farcela, possiamo ammazzarla e finire questo gioco. Forza! È a bordo. Dobbiamo decollare non appena il vento cala un attimo. Non mi piace quella maledetta antenna. Dai! Wow, come cazzo sono sopravvissuto? Non lo so. Decollo previsto fra un minuto. Andare a prendere l'altra parte. Decollo fra 45 secondi. Dove cazzo è l'altro? L'altro sostegno dell'antenna, dai. Dov'è? Dai. Dov'è l'altro sostegno dell'antenna? Aspetta un attimo. Ora ricordo. 30 secondi al decollo. Devo cercare di spingere l'antenna. Sì! Sì! Sei fregata, lurida puttana! Donna esecutiva, i miei coglioni! Oh! Buon anno! ora lo starnuto ci voleva. Se non l'ammazza questo, voglio pure vedere. Erano tutti morti. L'ultimo colpo fu come il punto esclamativo a chiusura di tutto quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. E allora, tutto ebbe fine. La tempesta sembrava aver perso forza e lui lasciava intravedere le stelle. Max Payne, qui il vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. L'edificio è circondato. Getta le armi e sdraiati con le mani dietro la schiena. Era come essere un po' più vicini al paradiso. Le voci dei poliziotti erano distanti e mute. Fermo! Polizia di New York! Non muoverti!
L'ira funesta dei miei fantasmi mi aveva abbandonato. Sotto di me New York scintillava come diamanti su velluto nero. Hai fatto fare un bel po' di straordinario. Portalo alla centrale. Hai sentito, Jordi? C'era Wogan in mezzo alla folla che stava dietro al cordone. Non sarebbe finita fino a quando lui non avrebbe detto basta, ma avrebbe detto le parole giuste. Ero certo, era meglio per lui. Wogan sorrise soddisfatto. Era un sorriso di vittoria. E lo condividevamo entrambi. E questo era Max Payne. Nonostante è estremamente difficile e impegnativo, questo è per me un grande gioco. Non c'è nulla di che dire. Sono sicuro che si può giocare anche meglio di me. Avete notato quante volte sono crepato in una maniera incredibile. Ma è un gioco che, nonostante la sua brutalità, e anche se era in modalità facile, vorrei ricordarvi, È un grandioso gioco con un racconto straordinario. Un'ottima atmosfera soprattutto. Quello che ha veramente portato avanti questo gioco è l'atmosfera. Sono certo che senza la sua atmosfera questo gioco poteva essere anche un l'ennesimo sparatutto. Ma anche il suo modo, diciamo, di funzionare sparando, eccetera. Non so come mi posso spiegare bene. C'erano comunque altri giochi, sì, che potevate sparare in terza persona, ma non come questo, soprattutto con l'invenzione del bullet time che è stato introdotto con Max Payne. Si può dire che allo stesso modo questo è un gioco che ha portato molte novità sul campo videoludico al suo tempo. Non solo con la sua storia, ma anche il suo sistema. E sì, è anche un gioco molto ben attivo e difficile. Non credo che ne ho altro da dire. Potrei prendere Max Payne 2 abbastanza a breve termine, ma sicuramente adesso è tempo di dare spazio ad altri giochi, come farò fra poco. Per il momento godiamoci pure tutti i credits di questo gioco. Un sacco di gente ci ha attualmente lavorato, I bei tempi del videogaming a inizio del 2000. Vabbè, sono sicuro che ci sono comunque tantissimi altri giochi che vale la pena di videogiocare anche al giorno d'oggi. Ma che ci volete fare? Sono pur sempre nostalgico per certi titoli. Il dolore è appena iniziato, altro ne arriverà. Sì, stavano già lavorando sul sequel. Oh sì. Penso che ci sarà qualche extra su questo gioco comunque. Prenderò più presto qualcosa per farci un extra. Per il momento sono Senseless. Vi saluto, fino al game over!